venerdì 29 aprile 2022 alle ore 18 ha preso il via con la rassegna del discografico Stefano Senardi presso la Biblioteca Civica La Goria d'Imperia la rassegna 33 giri Italian Masters di Sky Arte. Senardi, oltre ad aver messo a disposizione proprio presso la Biblioteca Imperiese la sua preziosa collezione di CD, vinili, libri e molto altro ancora, porta alla grande musica italiana d'Imperia. 8 appuntamenti da non perdere a partire da oggi con il grande Lucio Dalla, dove si è approfondita la conoscenza di uno degli album più importanti di Dalla, Come profondo il mare. Rivedremo dunque queste monografie di Sky Arte ideate e curate dallo stesso Stefano Senardi, il quale ci guiderà nell'approfondimento del personaggio accompagnato da illustri ospiti. Oggi ha dialogato con Stefano Senardi il noto speaker Maurilio Giordana. Sì, cominciamo con Lucio Dalla, con un suo album epocale Come profondo il mare, che è un album del 77, è il primo album di una trilogia importante di Lucio Dalla, il primo album in cui Lucio decide di scrivere anche i testi oltre alle musiche, per cui da quel momento in poi, oltre ad aver rivoluzionato anche un certo modo di scrittura del cantautorato italiano, Lucio Dalla comincia a essere completamente autonomo e non dipendere più da autori per la scrittura dei testi. Questo è il primo dei capitoli, delle presentazioni, dei documentari che io ho realizzato e ho curato per conto di Sky Arte sui grandi album della musica italiana. Ne presenteremo alcuni, quasi 10 quest'anno, e con l'ausilio di persone che mi aiuteranno a parlare del documentario. Vedremo insieme al pubblico il documentario e dopo lo commenteremo. Se qualcuno dovrà fare delle domande, le farà. Oggi sono con Maurilio Giordana, che è un mio vecchissimo amico, e che poi, se volete, vi presento. Anzi, se vuoi venire a presentarti, Maurilio. Ci sono le inquadrature. Ciao Stefano e ciao a tutti. È un piacere chiacchierare con Stefano, perché insomma ci conosciamo da un po' di anni, ma diciamo che ogni volta chiacchierare con te significa, io arrivo e prendo appunti, perché ogni volta chiacchierare con Stefano significa scoprire qualche aneddoto in più, qualche aneddoto nuovo sui personaggi che hanno lavorato con lui, personaggi che Stefano ha scoperto, e anche un po', come dire, è una maniera per rivivere questi anni di discografia, il mondo che c'era una volta, insomma, anche un po' nella discografia, compresi un po' di aneddoti legati a Lucio Dalla, no? Per esempio oggi. Certo. E beh, un po' ce li teniamo perché proviamo a dirli dopo, però insomma entrambi, tu li hai intervistato anche, io ci ho avuto a che fare diverse volte, ci ho anche litigato prima di conoscerlo al telefono. Non era nelle mie intenzioni né nel mio carattere, però quel giorno è andata così e io mi sono preoccupato, perché poi pensavo di aver fatto un disastro, perché da poco ero in una posizione discografica importante. Lui mi ha buttato giù il telefono e invece due ore dopo me lo sono visto arrivare da Bologna con due bottiglie in mano e con una lettera che è incorniciata nell'ingresso di casa mia, in cui lui in qualche modo diceva: scusami, hai ragione tu, non volevo fare il discografico io, insomma, ma comunque era un equivoco in cui non avevamo colpa né io né lui. Oggi iniziamo questa serie di incontri, ce ne sarà un altro a maggio sulla voce del padrone di Franco Battiato. Qua lo facciamo all'interno della donazione Collezione Senardi, che sta prendendo forma, si sta ingrandendo ogni settimana, ogni mese di più, man mano che vanno avanti con l'archiviazione. Io porto musica. Grazie dell'intervista. Thank you.